Eccoci qui, bentrovati in questo nuovo evento Talks. Ciao, bentornati all'interno della settimana italiana dell'intelligenza artificiale. Oggi, quarta giornata. Wow. E si inaugura subito un evento Talks nuovo a portata di AI Play o social, dipende da dove ci stai guardando, e quindi preparati carta e penna perché sarà un'ora tutta da gustare. Un'ora da gustare in cui cercheremo di comprendere da un lato la parte etica dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle operation del customer service e dall'altro vedremo in azione la tecnologia e come è stata applicata in uno use case specifico, in particolare con il cliente Quixa. Questo è un evento Talks a firma di Covision, esatto. Quindi io direi di subito partire con innanzitutto presentare quello che è l'evento Talks e i padroni di casa, no? Sì, esatto. Prima però lasciatemi ricordarvi che sul sito iweek.it è presente una sezione dedicata a questo talk, all'interno del quale potete scoprire gli speaker, potete guardare gli argomenti trattati, ma in più c'è un form che compilandolo vi permetterà di entrare in contatto direttamente con Covision per approfondire successivamente l'argomento di questo evento. Allora. Bene, allora, intanto partiamo dal titolo, no, Giacinto? Vai. Perché oggi evento Talks a cura di Covision e parleremo sicuramente di come l'intelligenza artificiale è vista, proiettata a quello che è il futuro del customer service, ovvero inoltre e non invece. Invece, il esatto. Futuro dell'intelligenza artificiale per il customer care, e lo faremo con, partiamo subito, sì, con Gabriele Moretti, facciamolo salire sul palco, founder e chairman di Covision Group. Ciao Gabriele, ciao, ben Gabriele. Arrivato. Ciao Giacinto Pasquale, ciao. E poi ancora Pamela Perego, Head of Operation Excellence e IT di Quixa. Ciao Pamela. Ciao, buongiorno a tutti. E seguire anche Ruggero Verrazzo, che è il CFO del gruppo. Ciao Ruggero, ben arrivato. Andrea Fileccia, che è il capo del servizi e dell'offerta di Covision. Aspetta Andrea che ti prendo, ma intanto già ti conosciamo. E abbiamo Fabio Sattolo, che è il CTO del gruppo e Lead of Sparta. Ben arrivato Fabio. E anche un'altra conoscenza di questi canali, che è Gianluca Ferranti, che è il CEO di Vivocia. Ciao a entrambi, ciao a tutti, bello ritrovarvi anche quest'anno, ciao. Grazie, grazie. Bello per noi avervi qui, perché è un argomento, Pasquale, questo che ci vede molto attivi nell'attività di divulgazione che effettuiamo durante tutto l'anno. Ecco, Covision, insieme a noi, è impegnata in questo intervento intanto a cercare di togliere un po' il velo di questa quasi quasi dubbio se l'etica c'è o non c'è nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle operation di customer care. E quindi, non so Pasquale, vuoi partire tu con una domanda? Ma io intanto sì, volevo subito, ecco, come prima domanda
una curiosità, perché questo titolo è molto singolare, molto creativo, questo inoltre e non invece, io mi rivolgo subito a Gabriele. No? Gabriele, cosa significa per voi? Grazie. Grazie per avermi invitato a rompere il ghiaccio. Allora, no, tra l'altro complimenti Giacinto e Pasquale perché avete organizzato un evento fantastico. Credo che sia davvero un importante contributo nella divulgazione delle best practice, della cultura dell'automazione. E poi devo dire che avete affrontato anche in modo molto di altissima qualità i temi etici, le varie riflessioni sull'impatto che avrà sulla società di domani, quindi devo dire... Non merita, cioè non spetta a me, ma siete stati veramente bravi. Allora, e quindi siamo lieti e ci fa molto piacere dare un contributo alla vostra iniziativa. Veniamo all'inoltre non invece. Diciamo che il payoff si spiega un po' da sé, però magari raccontandovi la nostra storia si capiscono alcune sfumature che per noi sono importanti. Tanto per noi l'intelligenza artificiale è sempre stata una passione, un po' una fissazione, un po' anche per mia personale formazione e di tutto il management team dell'azienda. Noi l'abbiamo utilizzata, studiata, interpretata sia come strumento gestionale fondamentale per governare il nostro business, che tra l'altro è passato, io ho fondato l'azienda 25 anni fa, passando da zero ai 23.000 dipendenti di oggi. Ma già all'inizio noi, seppur magari con tecnologie meno evolute chiaramente di quelle che sono nate poi col machine learning, deep learning e via dicendo, abbiamo provato a implementare sulle macchine, quindi via software, il nostro modo di ragionare, proprio con l'idea di poter rendere scalabile la nostra modalità di prendere decisioni. Quindi AI come strumento per gestire l'azienda. E poi, soprattutto, visto che la nostra è un'azienda di servizi di alta tecnologia, chiaramente l'abbiamo studiata e approfondita per poter dare i migliori servizi ai nostri clienti, arrivando, credo, ad una soluzione unica sul mercato, e parlo di mercato di customer operation, customer management, per essere precisi, che è sostanzialmente uno strumento che permette di governare le customer operation misurando gli stessi KPI dei nostri committenti. Non mi dilungo perché diciamo che gli altri interventi credo che approfondiranno molto questi aspetti. Ci tengo a dire... è importante insomma partire da questo presupposto, no Gabriele? 25 anni di esperienza da 0 a 23.000 e quindi di cose da raccontare ne avete tante, insomma, volevo soltanto puntualizzare questo, ma prego, continua pure. No, vado verso la fine rapidamente per lasciare spazio alle cose più interessanti. Quello che insisto, che voglio diciamo mettere in evidenza è che per un'azienda fare intelligenza artificiale vuol dire non solo conoscere gli strumenti, ma conoscere le potenziali opportunità e rischi di queste applicazioni. Noi, per definizione, avendo 23.000 dipendenti, non possiamo non trascurare l'elemento umano. Noi ne abbiamo sempre fatto elemento centrale del nostro business e crediamo, ed ecco qui l'inoltre, non invece, crediamo che l'intelligenza artificiale possa essere uno strumento fondamentale per trasformare quella che una volta era un'attività molto ripetitiva e noiosa anche per le persone in un'attività molto più sofisticata che gratifichi le persone, dedicando invece magari dei bot a delle attività più ripetitive che non diventano un modo di togliere il lavoro alle persone, perché secondo me di lavoro per le persone nel nostro settore ce ne sarà sempre di più, ma diventa un modo anche per creare dei lavori più soddisfacenti per le persone che lavorano. Quindi, inoltre non invece, è proprio il modo di esprimere il nostro approccio etico e prudente nell'introdurre queste tecnologie. Grazie. Ed è un'ottima sintesi, certo. Effettivamente, perché si possono usare molte parole per raccontare quello che ci hai appena introdotto, e invece con due sole, inoltre non invece, si riesce a dare davvero l'idea del fatto che è un'alternativa, no, è qualcosa che va... qualcosa che si aggiunge a quello che già c'è, no Pasquale? Ma secondo me qui c'è lo zampino anche di Alexandra ma poi la ringrazieremo dopo. Io andrei avanti, grazie Gabriele per aver
rotto il ghiaccio, ma abbiamo messo già le basi per procedere con quello che è il Covisian Talks. Nel frattempo si sono collegati in tantissimi, quindi Giacinto, qual è il prossimo step? Che a questo punto, insomma, le basi le abbiamo già tracciate. Io chiederei ad Andrea di raccontarci un po' qual è l'esperienza, vista diciamo i servizi che voi fornite nell'ambito della customer operation ai vostri clienti, come si inserisce l'intelligenza artificiale all'interno di questi servizi. E poi sono curioso che magari ci racconti un po' di Sparta AI, che è la soluzione appunto vostra proprietaria che avete creato. Che ci dici? Sì, grazie Giacinto. Allora, intanto, come anticipava adesso Angelo Moretti, noi abbiamo applicato l'intelligenza artificiale in diversi ambiti delle varie attività di customer service. Abbiamo sviluppato alcuni strumenti, diversi strumenti operativi, diversi strumenti tecnologici. Tra questi, uno dei più importanti è proprio Sparta AI, a cui tu accennavi adesso. E lasciami dire che Sparta AI è uno strumento tecnologico, ma è anche un modello operativo di servizio. È un modello operativo che ha l'obiettivo sostanzialmente di migliorare all'interno delle attività di customer service quelli che sono i KPI di business dei nostri clienti. Ad esempio, non so, la soddisfazione, l'NPS, la frequenza di contatto, il churn, il tasso di abbandono, no? L'ARPU, il valore del cliente. Tutto questo fatto attraverso la piattaforma Sparta AI, che diventa un abilitatore sostanzialmente per le nostre operation e che si basa su algoritmi di intelligenza artificiale e di machine learning. Come avviene? Il meccanismo operativo viene implementato suggerendo agli operatori la migliore modalità di gestione personalizzata di ogni contatto per ogni singolo cliente. Immaginiamo di avere un cliente che contatta il nostro customer service, perché noi gestiamo per conto di un nostro cliente, e dopo aver risolto il problema specifico per cui il cliente sta contattandoci, lo strumento Sparta AI, in funzione delle caratteristiche del cliente, in funzione del motivo della chiamata e in funzione di tutta una serie di altri elementi che vengono presi in considerazione, suggerisce all'operatore una lista di azioni aggiuntive che hanno l'obiettivo di migliorare uno o più dei KPI di business di cui accennavo prima. Facciamo un esempio: se noi vogliamo migliorare la soddisfazione o ridurre la frequenza di contatto, no? Per evitare che il cliente richiami, noi possiamo, una volta aver risolto il problema, naturalmente, possiamo ad esempio inviare una mail di recap al cliente, riepilogando quanto è stato detto durante l'interazione, in modo che in caso di dubbi, invece di ricontattarci, possa avere tutte le informazioni nella mail. Oppure un altro tipo di azione potrebbe essere quella di illustrare durante l'interazione, durante la chiamata, dove poter trovare la stessa informazione che lui ha richiesto, magari telefonicamente o via chat, nell'area self-service, in modo tale che non abbia la volta successiva necessità di ricontattare, ma possa effettuarla in autonomia. Quindi tutta una serie di lista di azioni che, potete immaginare, hanno comunque efficacie differenti. Ogni azione avrà la sua efficacia specifica, anche in funzione del cliente con cui sto parlando, in funzione del motivo per cui il cliente mi sta chiamando, o della propensione del cliente, ad esempio, a svolgere attività in autonomia, o invece piuttosto a desiderare un'interazione specifica con un agente, un operatore dall'altra parte. Ed è qui che entra in gioco l'intelligenza artificiale. Attraverso algoritmi che abbiamo costruito e inserito all'interno di Sparta AI, lo strumento è in grado di prevedere il comportamento del cliente con cui stiamo interagendo rispetto agli obiettivi di business, nel caso che facevo prima, il tasso di richiamata, stimando per ognuna delle azioni che vengono messe a disposizione dall'operatore qual è l'efficacia attesa. E in questo modo l'operatore è in grado di definire in real time, mentre sta interagendo con il cliente, qual è l'azione migliore che lui può applicare in quello specifico caso, anche individuando quale può essere l'impatto che nel tempo questa specificazione fatta da lui, con le caratteristiche, diciamo, del contesto della chiamata e del cliente che ha di fronte, possano portare come elemento di miglioramento rispetto all'obiettivo che ci si è dato, in questo caso la frequenza di contatto, non nel caso di prima. Ma non solo, perché sempre analizzando le caratteristiche del cliente, le caratteristiche e il comportamento
che lui ha avuto nella stessa chiamata, ma anche nelle chiamate precedenti che noi tracciamo, questi altri algoritmi all'interno di Spark AI, attraverso deep learning e machine learning, individuano quale tra i KPI di business del nostro cliente risulta più importante per lui. E quindi magari se un cliente ha maggior rischio richiamata, cioè che a seconda di quello che noi possiamo fare lui può avere la tentazione di richiamare, oppure grazie a quello che noi riusciamo ad applicare durante la chiamata riusciamo ad evitare, oppure può essere un cliente a rischio abbandono, magari disdetta, no, del servizio del cliente, del nostro committente, chiudere la relazione con il brand, o ancora la soddisfazione, eccetera. E questi algoritmi fanno in modo che quando arriverà la successiva chiamata al customer service, l'operatore sappia già qual è il rischio maggiore, quindi abbia già le leve a disposizione per riuscire ad ottimizzare e massimizzare, diciamo, l'efficacia rispetto a questi obiettivi. Due parole sui dati, no? Quali sono i dati che servono per far funzionare un modello di questo genere? Io dico sempre, ormai l'ho detto in tutti gli interventi che faccio, l'intelligenza artificiale utilizza i dati, utilizza i big data per poter effettuare delle stime, delle valutazioni, delle previsioni. E quindi non si può fare, non si possono costruire algoritmi di big data senza i data. Quindi l'informazione, la quantità di informazione è sicuramente un elemento rilevante. Questo però non significa che sia necessario costruire, non so, elaborati strumenti di estrazione delle informazioni da CRM, da sistemi telefonici. Intanto è importante specificare che tutte queste informazioni vengono date in pasto agli algoritmi in maniera anonimizzata, quindi non ci sono rischi per la privacy. Poi buona parte di queste informazioni vengono comunque raccolte da noi stessi durante tutte le interazioni passate che noi gestiamo per conto dei nostri committenti, e quindi una volta raccolte e anonimizzate vengono inserite all'interno degli algoritmi e quindi costruiscono una base, diciamo, importante e utile per la definizione dei modelli predittivi. Certamente in alcuni casi, soprattutto disporre delle informazioni, di alcune delle informazioni fornite dal nostro committente, può migliorare l'affidabilità, rafforzando la capacità dell'algoritmo di individuare, diciamo, gli elementi più efficaci, anche in termini di sensitività e specificità e precisione in generale, insomma, di questi modelli. In altri casi il dato ovviamente noi non lo potrebbe capitare che non lo possediamo, perché sono relativi ad esempio a risultati di survey sulla soddisfazione che è il nostro committente stesso che invia ai clienti, quindi li raccoglie e li trasferisce a noi per alimentare tutti gli algoritmi e gli strumenti. Quindi, insomma, un po' per chiudere, noi abbiamo applicato l'intelligenza artificiale attraverso lo strumento Spark AI come obiettivo per rafforzare la capacità della nostra macchina operativa, di tutte le nostre persone, di tutti i nostri agenti, in modo da garantire ai nostri clienti il miglioramento dei loro obiettivi e la valorizzazione della loro customer base. Questo è un po' il meccanismo e il concetto, certo, di funzionamento di Spark AI. Tra l'altro un nome davvero importante avete scelto, insomma, che la sfida evidentemente all'interno del gruppo è di quelle importanti. A me ricorda gente tosta. Gente tosta. Allora io a questo punto, visto che grazie Andrea ci hai un po', come dire, incanalato in un argomento che diventa... insomma, tecnico, prendiamo delle soluzioni, no? E quindi iniziamo a capire efficienza, quanto davvero possono essere di valore per il business. Io non posso che non rivolgermi allora al CTO del gruppo, insomma, lui quello che fa funzionare le cose, così si dice. Fabio, tocca a te, no? Perché insomma, parliamo tanto all'interno della AI Week, tantissimo di bot, di chatbot, di speech to text, in tante soluzioni. E io a questo punto, ecco, appunto, sottolineando il tuo ruolo come CTO, ti chiedo, ci vuoi raccontare un po' qual è l'evoluzione, la naturale evoluzione di queste soluzioni e come davvero possono essere efficaci? Vi ringrazio tantissimo, soprattutto per l'introduzione di quello che fa funzionare le cose, così dovrebbe essere. Farlo sicuramente non è banale, soprattutto in un contesto dove la tecnologia, le soluzioni, diciamo le modalità anche con cui queste soluzioni possono essere utilizzate, cambia veramente molto rapidamente.
Mi ricordo che già 10-12 anni fa, quando iniziavamo a sperimentare le prime soluzioni di speech analytics, le tecnologie e le modalità con cui queste soluzioni funzionavano erano completamente diverse. C'era molta più attenzione verso la parte vocale che rispetto a quella testuale, anche la ricerca era fatta in maniera completamente diversa. Oggi le soluzioni sono evolute tantissimo, e sia nell'ambito dei bot che nell'ambito delle soluzioni di speech analytics. Io oggi vorrei, anche per introdurre un po' quello che Gianluca e Pamela vi faranno vedere più avanti, diciamo affrontare un po' due tecnologie che sono vicine ma che in qualche modo si possono distinguere, che sono sempre relative all'interpretazione del linguaggio ma che hanno secondo me delle differenze significative. La parte dei bot è ormai una parola stra-abusata, direi che è quasi diventata una commodity. Credo che però sia bisogna fare molta attenzione all'utilizzo di questi strumenti, perché abbiamo visto spesso progetti molto ambiziosi in cui, nel tentativo di non seguire, diciamo, il nostro mantra che è inoltre non invece, ma cercando di sostituire a volte le persone con dei sistemi automatici che facciano o rispondano o, diciamo, interagiscono al posto di quello che si è ottenuto, e magari una iniziale riduzione dei costi che poi ha portato purtroppo a un peggioramento della percezione degli utenti e del livello di servizio che viene erogato. Quindi anche queste tecnologie devono essere utilizzate con particolare attenzione, perché possono essere sicuramente molto utili da un lato, portare degli ottimi benefici, ma anche essere molto pericolose. Nella fattispecie dei bot, l'interpretazione mia personale è che il bot di fatto è un'interfaccia. Un'interfaccia di comunicazione nei confronti degli utenti che hanno un'esigenza e che quindi questa esigenza deve essere interpretata. Diciamo che è un'evoluzione dell'interfaccia, della user interface, con la quale i clienti possono fare delle richieste e esprimere le proprie necessità. E dall'altra parte c'è un sistema che simula un comportamento umano per riuscire a rispondere a queste esigenze. Ecco perché i bot sono tendenzialmente costruiti in varie fasi, che sono diciamo dall'identificazione dell'intent con cui che è quello, diciamo, la volontà è quello che l'utente chiede, e una serie di risposte che tendenzialmente spesso sono anche preconfigurate al fine di dare delle risposte che siano coerenti con l'intent che viene identificato. Ovviamente c'è ancora una significativa attività umana dietro la configurazione di questi meccanismi, che sono sempre più conversazionali, nel senso che sono sempre più autonomi nel cercare di rispondere alle esigenze dei clienti, ma hanno comunque sempre bisogno che ci sia qualcuno che verifichi che effettivamente gli intent che i bot hanno identificato siano quelli corretti e che le risposte a quegli intent siano altrettanto efficaci. Ci sono un sacco di esempi in cui l'interpretazione di un sistema di intelligenza artificiale, di una domanda fatta da un cliente che ha usato un wording che magari non è quello standard per rispondere a quella domanda, diano delle risposte bizzarre, no? E quindi questo è l'impatto che poi anche un po' tutti noi come utenti finali vediamo quando cerchiamo di interagire con un sistema di intelligenza artificiale che ci risponde con una risposta che sembra completamente scollegata rispetto a quello che stiamo dicendo. Quindi quello che stiamo facendo noi in Covisian è sostanzialmente fare in modo che questa tecnologia sia governata dalle stesse persone gestiscono le interazioni con i nostri committenti, con i nostri clienti tutti i giorni, perché crediamo che solo attraverso l'utilizzo di questa tecnologia finalizzata al raggiungimento di obiettivi di business e quindi al miglioramento della customer experience in generale si possano ottenere dei veri benefici. L'utilizzo di queste tecnologie solo per utilizzare la tecnologia o per sostituire l'interazione che c'è lato umano, magari anche per una riduzione di costi, non porta i benefici che invece, come vedremo nel caso pratico che vi illustreremo in seguito, si possono raggiungere se l'applicazione di queste tecnologie di bot vengono fatte nel modo corretto. Quello che stiamo facendo in Covisian è appunto includere questo aspetto all'interno della gestione dei canali di comunicazione e degli strumenti che gli operatori, team leader, le varie persone che gestiscono il servizio hanno per comunicare e dare risposte ai clienti. Come diceva Gabriele nell'introduzione, magari utilizzare questi strumenti per fornire risposte che sono più standard, più metodiche, che non richiedono, diciamo, dell'aggiunta dell'empatia umana o che hanno anche meno valore, diciamo, nell'interazione. Anche la parte di speech analytics in questo caso ha sicuramente una
una storia simile, nel senso che anche in questo caso ci sono un sacco di applicazioni di queste tecnologie che servono sostanzialmente ad andare a verificare quello che le persone discutono con i nostri agenti, spesso quello che c'è, il contenuto che c'è nelle trascrizioni. Anche in questo caso l'utilizzo della tecnologia può essere un po' fine a se stesso, nel senso che una volta che io ho scoperto quello che si dicono gli operatori con i clienti, posso fare un sacco di analisi sicuramente, ma probabilmente è molto più facile chiederlo agli operatori o raccogliere quelle informazioni direttamente dagli operatori piuttosto che andare ad utilizzare degli strumenti complicati a piacere che richiedono anche grossi costi di investimento probabilmente per riuscire a estrarre le stesse informazioni. Anche in questo caso l'utilizzo di questa tecnologia può essere fatto cercando qual è la migliore applicazione che si può fare per trarre un reale beneficio di business. Quindi la nostra prospettiva è cercare di fare in modo che le innovazioni che portiamo all'interno dei servizi siano realmente efficaci. Ci poniamo sempre l'obiettivo di collegare l'introduzione di una nuova tecnologia ad un valore di business che riusciamo a creare, che non sia necessariamente solo la riduzione del costo, ma magari migliorare la customer experience, migliorare l'efficienza di un determinato processo e certo in alcuni casi anche probabilmente ridurre il costo. Nel caso dello speech analytics, ad esempio, noi pensiamo che sia molto utile andare a dare un supporto agli operatori per magari evidenziare quali sono le frasi o i contenuti che effettivamente durante una certa conversazione stanno scambiando con l'interlocutore finale. Come se fosse una sorta di training continuo che ricorda all'operatore quali sono gli argomenti che effettivamente durante una conversazione devono essere trattati. Immaginatevi di avere la possibilità di configurare un ambiente dove io indico quali sono le frasi, gli argomenti che l'operatore dovrebbe trattare con un certo cliente, magari contestualizzato rispetto al tipo di cliente, che può essere un cliente a basso potenziale, un cliente che ha rischio churn, come diceva prima Andrea nella spiegazione di Sparta AI, o un cliente semplicemente che ha un'esigenza molto più rapida e specifica perché deve risolvere un problema tecnico. In questo caso, contestualizzando queste frasi direttamente per ciascuna singola interazione che il nostro agente ha con il cliente finale, è possibile suggerire al nostro agente quali sono le frasi che durante quella conversazione conviene che vengano dette. Un po' come si faceva quando si faceva il controllo degli script, no? Solo che in questo caso non è una definizione di uno script statico che viene dato agli operatori e con i quali gli operatori si confrontano imparandolo quasi a memoria e cercano di ripeterlo ai clienti, ma è un modo di veicolare, di suggerire agli operatori il modo con cui certe frasi o certi contenuti possono essere veicolati al fine ovviamente di massimizzare il valore che gli operatori stessi riescono a estrarre dall'interazione che hanno con il cliente finale, sia per il cliente finale, per noi, per i committenti o per tutti. Quindi anche l'applicazione di queste tecnologie all'interno dei servizi è sicuramente un elemento che direi occupa la gran parte del nostro tempo, perché l'obiettivo non è tanto quello di riuscire a utilizzare questa tecnologia, ma fare in modo che sia integrata all'interno dei servizi che noi eroghiamo al fine di rendere efficace l'applicazione di queste tecnologie nuove all'interno dei servizi che vengono erogati. E credo che questo sia poi quello che effettivamente il cliente vuole, no, Giacinto? Sì, perché poi tanta tecnologia, tanti tecnicismi, ma lì poi ad un certo punto si cerca la soluzione. Quindi grazie Fabio, perché ci hai dato davvero quella parte di solidità tecnica che poi dopo fa tutta la differenza. Fa tutta la differenza, perché poi, allora, abbiamo iniziato da un racconto insieme a Gabriele della differenza tra essere alternativo a qualcosa, quindi la parola invece, piuttosto a qualcosa in più, quindi inoltre, no? Qualcosa che va oltre quello a cui siamo abituati come strumenti a disposizione. E poi Sparta AI, raccontata da Andrea, ci ha fornito gli elementi per comprendere quali sono poi gli attrezzi all'interno della cassetta a disposizione all'interno di un team che si occupa appunto di fare questo. E grazie a Fabio abbiamo compreso anche il dietro le quinte, cioè come la tecnologia alla fine, che ha dei nomi prevalentemente impronunciabili o insomma quantomeno un po' bruttini, la text analytics, il text to speech, lo speech analytics, tutte queste belle tecnologie che si studiano all'interno
dei centri di ricerca delle aziende, dei centri di ricerca universitari, e poi arrivano sul mercato, ecco, a cosa servono? E qui arriva poi la parte più bella, più interessante, quindi qui fermi tutti, perché adesso stiamo per vedere come, partendo dalle conversazioni passate con i propri clienti, un brand, un'azienda è riuscita insieme a Covisian e a Spark AI a trovare la soluzione giusta per migliorare la customer experience digitale, chiaramente, dei propri clienti. E io sinceramente, quando è arrivato il momento, quando sento queste cose mi innamoro, perché poi sapere che ci sono dei fornitori a cui ci si può affidare, che sono attenti alle cose che dici, a come lo dici, ti dà davvero la sensazione di parlare con delle persone piuttosto che con dei brand, delle scritte, certo, no? Diventa un rapporto interpersonale quasi, e di questo ne parleremo, ne parlerà prevalentemente, quindi ancora una volta benvenuta Pamela Perego, che in Quixa, insomma, è stata responsabile dello sviluppo di questo progetto insieme al buon Gianluca Ferranti di Vivocia. Ben ritrovati. Grazie. So che hai delle slide, sì, Pamela, che adesso condividiamo. E quindi in questo momento questa parte del talks poi prende la direzione del dimostrare, no? Certo, andiamo a vedere. Prende la direzione del ok, abbiamo dato un importante spazio a quelli che sono i concetti fondamentali dell'adottare una tecnologia come l'intelligenza artificiale, ma complimenti, ecco, all'organizzazione di questo talks di Covisian c'è anche e soprattutto un bel focus su come le mettiamo in pratica. Allora, a te Pamela, buona grazie. Presentazione, noi siamo dietro le quinte. Grazie mille. Allora, innanzitutto grazie anche per l'invito, e devo dire che anch'io mi sono innamorata di questo progetto, di questo reinventare un modo di dare assistenza ai nostri clienti. Reinventare ma non cancellare quello che era stato fatto prima, quindi anche questo concetto dell'inoltre che invece, scusate il gioco di parole, mi piace molto, ed è esattamente quello che abbiamo fatto noi, che abbiamo fatto, che continueremo a fare, perché è comunque un percorso lungo. Scusate, non gira. Ok. La prima cosa che volevo un po' mettere sul tavolo è questa, e che è già stata detta un pochino finora, è che non c'è una scelta fra efficienza e miglioramento del customer journey. Non deve essere un faccio questo perché così sono più produttivo, perché riesco ad essere più efficiente, e magari a scapito di... No, assolutamente no. Deve essere veramente una stessa medaglia in cui l'efficienza lavora per migliorare la soddisfazione del cliente. Il nostro percorso è stato abbastanza lungo, non è stato un percorso iniziamo in un mese e il mese dopo è fatto tutto, no, perché come abbiamo finora detto, dietro ci stanno le persone. Assolutamente una tecnologia importante come quella che abbiamo adottato di Vivocia e di Covisian sono state molto utili, ma quello che è stato veramente il quid in più è stata la pazienza anche con cui ci hanno seguito in questo percorso, che è stato un percorso di cambiamento innanzitutto. Noi abbiamo iniziato nel 2015 con un primo approccio alla chat, forse anche abbastanza fra i primi sul mercato, dove però la chat era disponibile solo per alcuni clienti in fase d'acquisto, non era sempre aperta, il telefono era comunque il canale principale di contatto dei nostri clienti con gli operatori. E la chat non era così presidiata, sì, era un qualcosa che c'era, ogni tanto l'apriamo, cerchiamo di capire. C'è stato poi un periodo abbastanza lungo, devo dire, in cui abbiamo navigato un pochino con questa situazione non ben definita, finché nel 2018, anche grazie a determinati eventi che si sono creati, abbiamo cominciato ad estendere la chat anche ad altre possibili esigenze dei clienti. In particolare ci siamo focalizzati su quei processi che comunque avevano tante richieste ripetitive, e già lì avevamo cominciato ad approcciare la cosa ovviamente con un'analisi dei dati, delle richieste, parlando con gli operatori.
Su questo poi vorrei fare anche una puntualizzazione, che è fondamentale sentire quello che è l'experience degli operatori, di coloro che sono sempre a contatto con i clienti, ma è altresì importante oggettivizzare il dato. E questo noi l'abbiamo capito un po' nel tempo. Perché questo? Perché a volte un problema può essere per gli operatori molto grande perché hanno difficoltà a risolverlo, ma non è detto che sia il problema principale. Quello che aiuta il dato è proprio anche a togliere alcuni bias che hanno all'interno delle operation. Quindi fondamentale l'analisi del dato, che sia un dato oggettivo e misurabile. E quindi ancora una volta l'importanza appunto di avere questi dati. Quindi nel 2018, come dicevo, abbiamo esteso un po' di più la chat, abbiamo esteso anche l'accessibilità alla chat da parte dei clienti, ma ancora il tool era poco presidiato. Nel 2020 c'è stato un po' il Big Bang, nel senso che abbiamo deciso di trasformare la chat come unico canale di assistenza su un processo ben definito, un processo che abbiamo scelto, che era quello di sostituzione della polizza, quindi cambio il veicolo, devo cambiare la polizza o devo cancellare una polizza, che era stato completamente digitalizzato. Quindi il cliente tendenzialmente poteva fare, e può fare tuttora ovviamente, una sostituzione, una cancellazione della polizza in completa autonomia. A questo punto abbiamo preso una decisione forte, abbiamo detto il telefono non è più il canale di accesso per i clienti che devono sostituire una polizza. Se hanno delle esigenze, esiste la chat. E da qui abbiamo cominciato a raccogliere, analizzare e a strutturare quelle che erano le richieste che ci arrivavano su quel preciso processo da parte dei clienti. E questa è stata la base per sviluppare poi il chatbot. Tra il 2021 e 2022 il chatbot ha preso forza, ha dimostrato di poter funzionare, e questo per noi è stato veramente un punto importante, perché abbiamo dimostrato che il chatbot poteva risolvere alcuni problemi dei clienti in maniera automatica, senza necessità di un'interazione con l'umano, che si poteva poi dedicare ad altre attività, alle richieste più a valore, più complesse, che diciamo ce lo danno anche più soddisfazione alla fine agli operatori. Dopodiché abbiamo cominciato ad estenderlo anche ad altri intent, ma l'importante è che in questi due anni la chat e il chatbot hanno guadagnato in credibilità. Perché dico questo? Perché accanto a un processo di implementazione tecnologica, in realtà abbiamo lavorato tanto su quello che era il change management. L'implementazione da un punto di vista tecnologico è stata facile, lasciatemi dire, non è stato un progetto che tecnologicamente ha impiegato tempi, risorse, è stato abbastanza facile. Qual è stato il vero punto di attenzione? Il cambiamento, perché all'inizio alla chat, io ho cercato di rappresentarlo un po' con questi volti che spero si riescano a vedere, gli operatori, il management non era convinto, e quindi aveva sempre una posizione un po' a margine. Pian piano dimostrandolo, e come l'abbiamo dimostrato ancora una volta coi dati, abbiamo anche raccolto il consenso e la confidenza in questo nuovo modo di comunicare con i nostri clienti, un nuovo modo di fare le cose. Finché da un primo approccio in cui le persone non erano tanto convinte, siamo arrivati alla fine in cui ci chiedono perché non sviluppiamo un chatbot anche su questo? Perché non miglioriamo attraverso l'introduzione di una chat che sia un po' più proattiva? Quindi dall'interno, da chi ogni giorno poi si interfaccia con i clienti, sta emergendo questa necessità di automatizzare il più possibile le risposte standard che possono essere date ai clienti, che da un lato fa bene ovviamente all'interno perché crea efficienza, ma l'efficienza non è fine a se stessa, l'efficienza è per far lavorare meglio le persone che stanno in azienda, per poter dedicare loro task che siano più a valore. Quindi i passi, quattro pilastri: analizzare i dati usando più fonti, e questo è stato fondamentale, togliersi
dal analizzo solo il report che mi passano le operation. No, lavoriamo tanto con la business intelligence, lavoriamo con il fornitore della chat che ci può aiutare a capire con gli strumenti che ha già sviluppato il sentiment dei clienti, dove il cliente è più soddisfatto, dove il cliente è meno soddisfatto. Andiamo a disegnare gli intent, quindi perché il cliente ci chiama, perché ha bisogno del nostro supporto. E disegnare l'intent, capire questo, significa anche capire dove possono essere migliorati i nostri processi. Io su questo, che ho un background prevalentemente di organizzazione, progetti e miglioramento dei processi, continuo ad insistere. Il chatbot e la chat sono una fonte inesauribile, non solo perché ci aiutano a dare assistenza al cliente, ma perché ci permettono di capire dove sono i nostri punti deboli, dove il cliente incontra delle friction tali per cui è costretto a volte a chiamarci o a chiederci assistenza. Il processo migliore è quello che non crea la necessità per il cliente di contattarci. Quindi conoscere i bisogni del cliente, renderli il nostro target e poi monitorare i risultati e ripartire ancora dal punto uno. Perché una volta che vado ad analizzare i dati, non sarò contento, saprò che posso migliorare e quindi ricomincio ad analizzare, ricomincio a migliorare ed è veramente un processo continuo. Che cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato che non bisogna avere fretta, anche perché, come avete visto, ci abbiamo messo un po' di tempo ad arrivare allo sviluppo del nostro primo chatbot. Però siamo stati anche contenti perché quando abbiamo lanciato il chatbot sulla sostituzione, già nella prima settimana avevamo circa il 30% di risposte date direttamente dal chatbot, che per noi è stato un enorme successo. Non ce l'aspettavamo e devo dire che è stata una grande soddisfazione. Quindi approcciare a baby steps, ovvero non avere fretta di, come prima si diceva, di prendere la chat, il chatbot e buttarlo dappertutto su tutti gli intent. No, procediamo per step. Focalizziamoci step by step sul processo, sulle esigenze del cliente, sui dati che stiamo analizzando. Perché altrimenti rischiamo di creare un effetto contrario, ovvero di non riuscire a dare la risposta corretta al cliente, anzi di innervosirlo con delle risposte sbagliate e di creare dei vicoli ciechi per il cliente, cosa che lo fa giustamente arrabbiare. Un'altra cosa è sicuramente il creare ambienti il più possibile integrati, quindi sapendo che cosa ci sta dietro a quel cliente, riconoscendolo, seguendo un pochino quelli che possono essere già i suoi bisogni e anticiparli. Quello che vi dicevo già prima è il continuo monitoraggio delle performance della chat e del chatbot, anche perché i processi retrostanti cambiano, il mondo cambia, i clienti cambiano e quindi bisogna avere veramente una forte attenzione anche a quello che succede settimana, mese per mese. E quello che già accennavo, utilizzare questa fonte inesauribile di informazioni per migliorare i processi. Migliorare i processi, cambiarli, innovarli e quindi dare sempre di più ai nostri clienti la possibilità di trovare quelle risposte che devono diventare sempre più semplici attraverso il chatbot. Dietro il chatbot c'è comunque un umano, c'è un umano che lo studia, lo fa apprendere, ma c'è anche un umano all'interno del customer service che, se il chatbot non riesce a rispondere, è pronto a dare assistenza via chat o eventualmente via telefono al cliente. L'obiettivo è non lasciare solo il cliente. Prossime frontiere. Sicuramente il completamento e l'estensione ad altri intent, quindi andare avanti con questi piccoli step, utilizzare il chatbot anche come strumento per agendare le chiamate. Il nostro obiettivo è sempre di più quello di ridurre le chiamate in inbound, spostare un'assistenza sul chatbot ed eventualmente richiamare noi il cliente, scegliendo anche quella che può essere, diciamo, la fascia oraria, il giorno migliore per poter interagire con noi, ma che potrebbe essere anche un ti chiamo subito. Spostarci verso una creazione di un sistema di omnicanalità, perché alla fine per il cliente è la stessa cosa. Se lui telefona, se lui chatta, se passa da un chatbot, a lui non interessa, quelli sono mezzi. L'obiettivo è ricevere assistenza. Quindi la cosa che più
non piace al cliente è dire: ho fatto una telefonata, ho parlato con una persona, ho scritto via chat, mi ha risposto un'altra, non sapeva niente di quello che mi avevano detto al telefono prima. No, il cliente deve essere trattato da cliente, non come ticket o come case, ma a 360 gradi. Intrigarci, come dicevo, sempre di più con i sistemi di compagnia, per cui non dare solo risposte standard, ma cominciare a personalizzarle in base a quelle che sono le caratteristiche e la posizione del cliente. Utilizzare anche altri mezzi di comunicazione un domani, perché no, il click to call, le videoconference e quant'altro. Dall'altro lato, sempre per supportare il cambiamento, la formazione. La formazione ritengo che sia fondamentale, perché una cosa è parlare al telefono, una cosa è chattare. Avere operatori che sappiano che come il cliente può essere assistito, con quali strumenti e quando arriva lui che step può aver già fatto. Comunicare ai clienti che ormai siamo un po' stile Amazon, lasciatemi dire, dove siamo una compagnia digitale, puoi farti la polizza, pagartela, firmartela digitalmente senza l'intervento di nessuno, ma se hai bisogno, sempre digitalmente hai un primo tipo di assistenza. Il reporting integrato con altri KPIs di business. Molto spesso quello che capita è guardiamo molto i KPI di business, guardiamo qualche KPI operation tendenzialmente ancora oggi focalizzati su quella che è la telefonia, basta, cioè non esiste più quella che è il reporting sulla telefonia, sulla chat o sul chatbot, esiste un il cliente ha avuto bisogno di assistenza, quanto sono stato bravo a risolvere al primo colpo la sua esigenza, in quanto tempo l'ho fatto e quanto l'ho soddisfatto. Ma questo deve essere integrato con indicatori di quante polizze ho venduto, quanti clienti hanno rinnovato. E infine, ribadisco, continuare ancora in maniera veramente quasi ossessiva ad analizzare i dati per migliorare i processi e la soddisfazione dei clienti. Credo alla fine che noi abbiamo tre grossi attori, l'azienda, i clienti e i nostri dipendenti, le persone che sono gli operatori che danno assistenza ai nostri clienti. Ecco, queste tre anime devono trovare il loro giusto equilibrio. Non si può sbilanciare da una parte o dall'altra la soddisfazione. E credo che veramente questi progetti, l'artificial intelligence, faccia un po' sposare le esigenze di questi tre attori. Spero di essere stata chiara, di non avervi annoiato. Ovviamente se ci sono domande, molto volentieri sono qui. Grazie, grazie a te e complimenti per la presentazione. Un attimo che togliamo via... Ciao, salutiamo il robot. Così, insomma... ok, eccola. grazie Pamela. Molto interessante, insomma, a me è piaciuta tanto la frase quando hai detto il cliente è un cliente, non è un ticket. Questa vero, cosa, vero, guarda, davvero, oggi Pamela mi stai davvero molto, molto, mi sta venendo voglia di diventare cliente Quicksand, non lo so. Bene, lo aspettiamo. Sì, no, effettivamente, dai, sottolineiamo questo aspetto di come magari nei processi di gestione delle assistenze poi si bada ai ticket e a chiudere i ticket, ma esatto. Che cosa c'è dentro quel ticket, che cosa si aspetta quel cliente, e anche rapidità e efficienza. Quindi davvero grazie Pamela per averci dato questo spazio in cui ci hai chiarito anche come l'intelligenza artificiale da voi sta davvero risolvendo questo pezzo. Grazie mille. E io a questo punto invece passerei al CEO di Vivoce, perché adesso tocca a te Gianluca. Abbiamo visto come in Quicksa, quindi l'intelligenza artificiale non è solo sinonimo di driver di efficienza, ma anche molto di più. E io quindi chiedo a te come, quindi chatbot, virtual assistant e tutti i tool, tutte le soluzioni a disposizione stiano rendendo un contact center moderno o come possono renderlo. Sì, certo. Allora, grazie. Innanzitutto fatemi dire che come abbiamo sentito in tutta questo talk e soprattutto in questa parte finale con Pamela, vedete che c'è molto di più della singola tecnologia. Io sono amministratore delegato di un'azienda che vende, che fa tecnologia, ma sentire Pamela, sentire un cliente che poi è un cliente, un partner con cui lavoriamo da così tanti anni, fa estremamente piacere.
Noi ci approcciamo, come è evidente, credendo poco nell'uso della tecnologia per sé, la tecnologia standalone, la tecnologia come unico driver di efficienza, a cui purtroppo spesso le parole intelligenza artificiale, chatbot e virtual agent vengono associati. Perché? Perché c'è una ricerca molto short term di quello che è l'efficienza più semplice, quella della riduzione del costo contatto. Noi con questo slogan, ricitando Gabriele, dell'inoltre non invece andiamo un po' a vedere la tecnologia in senso lato e quella dell'automazione, dei bot. Noi internamente preferiamo chiamarli virtual agent, perché anche nella semantica ci avviciniamo molto a vedere le tecnologie dell'intelligenza artificiale, i motori conversazionali, come un possibile collega dell'operatore umano, e quindi anche l'uso della parola agent ci piace molto, perché in questa sintesi, in questa vedere all'unisono la soluzione, noi stiamo portando avanti delle proposizioni che vanno verso dei processi di vera trasformazione digitale delle customer operation. Abbiamo notato il partire non dalla tecnologia, ma dall'umano, quindi i progetti di Quixa e di tanti altri che stiamo facendo normalmente partono da delle soluzioni che noi abbiamo messo in campo che ascoltano i dialoghi con i clienti. E questo, lasciatemi dire, non è un'operazione che facciamo one-off, non viene fatta al lancio del progetto, ma noi costantemente, su base quotidiana, riceviamo degli insight attraverso le nostre piattaforme che consentano la messa in campo, la gestione, l'ottimizzazione e l'evoluzione dei processi automatizzati attraverso il bot. Questo, diciamo, è una delle regole, quello che in altri contesti abbiamo chiamato data-driven chatbot, è la nostra, diciamo, ricetta di successo per far sì che poi questi automi siano in grado realmente di dare risposte ai clienti e non, come purtroppo spesso capita in altri contesti, diventino momento di frizione perché si viene incanalati in un funnel di automazione. Il secondo tema è quello di contestualizzarla attraverso un progetto di ridefinizione di quello che è il modello di servizio del cliente. Pamela oggi ci ha raccontato, siamo partiti tanti anni fa, poi abbiamo visto un'accelerazione e oggi il virtual agent diventa motore di cambiamento sia interno che del processo di servizio del cliente. Quindi uno spostamento rispetto ai canali tradizionali su una logica omnicanale, perché non spariscono gli operatori e non sparisce il call center tradizionale, ma viene un po' ridefinito quelle che sono le logiche con cui si eroga questo servizio. Noi oggi vediamo clienti che sono sempre più evoluti, clienti che domandano, diciamo, una maggiore attenzione, anche dovuta al fatto che ci sia una sempre maggior competizione sull'offerta, sul singolo cliente, e quindi ci chiedono sostanzialmente tre cose: ci chiedono servizi accessibili, ci chiedono servizi flessibili e ci chiedono servizi scalabili. E l'uso del virtual agents in questo concetto ci aiuta su tutti questi temi. Sul tema dell'accessibilità, uno dei temi principali che poi spesso chiamiamo omnicanalità o diciamo termini di conversazioni col cliente, oggi noi attraverso il bot, come Pamela raccontava, iniziamo a spostarci in una logica di gestione del cliente a tutto tondo. Quindi il cliente mi contatta da web, mi contatta da app, mi contatta sempre di più da canali terzi, il mondo dei social e via dicendo, e io ho un aiuto da parte di questi automi che mi consentono di gestire queste conversazioni, che si allungano nel tempo e quindi diventano flessibili e diventano comode per il cliente. Abbiamo sentito la fase in cui siamo oggi, costruendo sui successi degli anni scorsi, la possibilità di andare a definire delle logiche in cui sposto sull'operatore umano quei momenti di attenzione a valore aggiunto, la vendita, il rinnovo, la prevenzione del churn, usando anche canali che sono a maggiore empatia, l'uso della callback in real time, l'uso del video, l'uso del click to call. E quindi in questo modo mi rendo più flessibile, mi rendo più disponibile. E poi c'è un tema di scalabilità, la possibilità di andare dietro a quelle che sono le esigenze dei clienti che sempre più digitali oggi ci chiedono un'attenzione H24 e quindi la possibilità di gestire un incident, una pratica, un preventivo o i processi che
Pamela raccontava oggi, senza soluzione di continuità, quindi andando a seguire quelle che sono le esigenze di cliente. Tutto questo si inserisce un po' in quelli che sono i trend più importanti del mercato. Vediamo sempre KPI anche nuovi, la riduzione dell'effort del cliente, quindi rendere al cliente più semplice entrare in contatto con l'azienda a seconda di quelle che sono le esigenze più specifiche del cliente. Ecco, in questo contesto, lasciatemi dire, per un'azienda che quando io e Federico 10 anni fa abbiamo fondato Vivocia, una delle prime realtà che operava nel mondo nuovo, quello che noi chiamiamo Next Generation Customer Contact, Digital Call Center, aveva una mission che era quella di rendere one click away customer support. La nostra idea era di avvicinare il customer center al cliente attraverso un singolo click, e quindi era fortemente incentrata sull'operatore umano. Oggi vede questa nuova figura del virtual agent che fa un po' da orchestratore, che riesce a fluidificare, che riesce a in qualche modo valorizzare quelli che sono anche i nuovi canali. Pensiamo all'altro trend grosso che stiamo vedendo, che è quello della messaggistica, in cui il cliente usa canali come WhatsApp, Apple Business Messages, Google, per comunicare costantemente con l'azienda, e con volumi sempre crescenti l'automa ci aiuta in queste considerazioni. Quindi, un po' chiudendo, ritornando allo slogan dell'inoltre non invece, il ruolo fondamentale dell'operatore umano, che con l'empatia, con la capacità di persuasione, con le capacità di vendita, con le capacità di ascoltare e conoscere il cliente, valorizza quel momento importante della relazione, ma attraverso l'uso delle tecnologie che Fabio e Andrea hanno raccontato prima, diventa anche motore centrale delle strategie di automazione dei nostri processi attraverso chatbot. Ecco, con questo io magari lascio poi ancora qualche minuto, so che volevamo fare una chiusura finale. Ringrazio di nuovo Pamela, che diciamo ci diventa testimonial proprio di questa filosofia dell'inoltre non invece. Vero. Vero, vero, assolutamente, assolutamente. Grazie Gianluca, perché hai chiuso in bellezza subito dopo Pamela, e quindi era importante anche avere il tuo contributo per tutti quelli che anche operano all'interno dei call center, e quindi anche dare quella che è la visione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale e di come si sta evolvendo questo mestiere. Esatto. Io a questo punto, Giacinto, farei tornare tutti su questo palco. Li abbiamo un attimo messi dietro a leggere un po' di mail, scherzo, ma eccoli qua, tutti tranne una che rimane dietro. Allora, è stato un evento molto interessante, Gabriele, io se sei d'accordo lascerei a te la possibilità di fare una chiusa dell'evento. Abbiamo avuto modo di ascoltare qual è la vostra strategia di utilizzo delle AI all'interno dei vostri servizi, abbiamo apprezzato come Sparte AI tutto questo poi lo declina nella parte pratica, abbiamo vissuto un'esperienza di un cliente che è molto contento, è molto soddisfatto, e abbiamo guardato anche con Gianluca nella parte finale l'evoluzione del futuro. E quindi insomma tutto questo per un gruppo come Covisian che significa per i prossimi anni? Significa continuare a investire, a studiare, a farci delle domande, a non essere presuntuosi sulle risposte, perché, insisto, la responsabilità di un'azienda come la nostra, che è quella di avere 23.000 famiglie che lavorano con noi, che sono poi le stesse famiglie probabilmente che consumano i prodotti dei nostri clienti, quindi sono posti di lavoro preziosi, è proprio quella di capire qual è il giusto equilibrio. Sono molto soddisfatto perché, come abbiamo potuto sentire, a parte l'esperienza fantastica della QuickSA, che direi che è esemplare, ma anche dalle parole dei nostri manager, mi sembra che siamo sulla strada giusta. Io mi ricordo che nel 2014, quando ci sono stati i primi MOOC, noi quei corsi online fatti da EDX, MIT, Columbia University, noi abbiamo iniziato a studiare le nuove tecnologie, ma facendole studiare a tutti, anche al middle management, e credo che questo sia, insomma, che oggi stiamo già avendo enormi soddisfazioni,
e continueremo su questa strada, cioè approfondire, studiare e non dare mai nulla per scontato, ecco. Grazie, Gabriele. Che bello sentire questo, un'azienda, un gruppo così, così importante che però sottolinea ancora una volta quanto è fondamentale continuare a studiare. Davvero grazie Gabriele, grazie a tutto il team di Covisian, sì. L'abbiamo nominata prima, la ricordiamo, grazie all'impegno e al supporto che ci ha dato anche Alexandra dietro le quinte ad organizzare tutto il talks. Io ricorderei a chi ha seguito questa diretta o magari lo stai fruendo all'interno della nostra AI Play, magari siamo a settembre per lui, settembre, se vuoi entrare in contatto con Covisian e approfondire i servizi, Sparte AI, insomma avere modo di parlare anche con chi poi le soluzioni le crea, puoi farlo direttamente dal sito iweek.it, c'è una sezione che resterà dedicata all'evento dove hai la possibilità di compilare un form, stai tranquillo o tranquilla, lo faremo sapere a Covisian che sei interessato ad entrare in contatto con loro. E a questo punto, insomma, noi non ci resta altro che salutarvi e augurarvi una ottima continuazione di questa quarta giornata della AI Week. Ci aspetta un pomeriggio strepitoso. Grazie Gabriele, grazie a tutti quanti e ci vediamo alla prossima. Complimenti, grazie. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.